Benvenuti su Ampio Raggio TV. Ho in mano una cartolina, i 20 anni del Pilastro. Questa è la cartolina originale, stampata appunto in occasione della mostra che è stata fatta nell'86. La cartolina è stata realizzata da Gilles David e questa in particolare è la numero 1328. L'ho portata perché in questi anni di ricerca sul nostro rione sono sempre rimasta colpita dalla dicitura che accompagnava questa mostra, che diceva il pilastro è nato male, poteva diventare peggio, ma non lo è stato per l'impegno dei suoi cittadini. Questa frase mi ha accompagnato lungo questi 10 anni di permanenza qui al Dom. E oltre appunto a tutte le immagini che abbiamo raccolto anche i racconti delle persone che portavano queste immagini. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Lino Bertone. Lino è un fotografo, è un cittadino residente al Pilastro, è un orgoglioso cittadino del nostro rione, ha vissuto un terzo della sua vita a Napoli, un terzo della sua vita a Milano e un terzo appunto qui nel nostro rione. Ogni volta ha scelto di vivere in periferia. Ha scelto la periferia di queste tre città e le ha fotografate. In particolare oggi commentiamo con lui alcune immagini che sono raccolte in un volume dedicato alla città di Napoli, che si chiama appunto Una Napoli, cioè un aspetto, uno sguardo particolare sulla città di Napoli, e poi commenteremo le fotografie invece che Lino ha realizzato negli ultimi anni nel nostro rione. Quindi grazie Lino per essere qui con noi, ci farebbe piacere che tu cominciassi questa conversazione commentando una delle immagini che hai realizzato a partire appunto dalla città di Napoli e dai rioni nei quali, dalle periferie nei quali poi hai vissuto. Beh, tanto per cominciare sono io che ringrazio dell'invito che mi avete fatto e dico buonasera a tutti gli ascoltatori. Io ho pensato di portare alcune fotografie stasera che in qualche maniera cercano di dialogare fra di loro. Quando si parla di Scampia si pronuncia un titolo che è stato molto sui giornali negli ultimi anni. C'è stata una concentrazione sulla realtà di Scampia circa 5-6 anni fa, quando ha cominciato a essere anche un luogo che era da sfondo a storie, a fiction, a filmati che riguardavano la camorra, lo spaccio, quindi le cose più deteriori che ci possono essere in un quartiere. Come possiamo mettere un po' in relazione Scampia con il Pilastro? Beh, forse lo vediamo attraverso queste immagini adesso, nel senso che in qualche maniera siamo in due periferie che sono nate male, come nella frase che diceva Bruno poco fa. Una però è scampata, secondo me, anche se non si chiama Scampia. Attraverso queste fotografie riusciamo a capire effettivamente come si costruisce la rovina di un quartiere. Qua siamo nell'immagine che mette a confronto due realtà molto stridenti, un gregge di pecore, un casermone, così, che indica in qualche maniera la velocità e anche forse la brutalità con cui la sentimentificazione delle case popolari che sono nate in seguito alla legge 167 sull'edilizia popolare hanno portato. Questa è un'immagine che molti riconosceranno, perché come dicevo, Scampia è diventato un caso nazionale, è diventato un caso giornalistico che è stato estremamente riportato e un po' anche usurato in questi anni. Una
piccola banda di scugnizzi che cavalcano in tre una Vespa, naturalmente senza l'ombra di un casco neanche a parlarne. Dietro di loro uno strano palazzo, quello che poi conosciamo con il loro vero nome, cioè le Vele, e dei cumuli di detriti che in qualche maniera riprendono proprio la forma delle Vele, come se fosse quasi l'annuncio di un destino che va consumandosi. Che posto è? In che posto siamo capitati? E questa è un'abitazione, un corridoio così, un ballatoio così, sospeso per aria, con delle rampe di scale in tutte le direzioni e una profondità che ricorda più i fumetti di Möbius che una fotografia di un'edilizia popolare. Ecco, e in questa realtà così strana, così architettonicamente inusuale e spinta, rimane comunque le abitudini, il modo di vivere, il modo di concepire le relazioni che si ritrova nei vicoli di Napoli. Perché i vicoli di Napoli non solo sono una presenza geografica, topografica di come è realizzata la città, sono centri di comunità. Nel vicolo si dialoga, si scende per strada, si vive per strada, si parla da una finestra all'altra, si tirano i panni da una finestra all'altra, da un balcone all'altro, e ogni vicolo ha la sua voce, ha la sua storia, i suoi dialoghi. Ecco, infine questa immagine qui, un bambino che con suo padre si affaccia per vedere la zona che sta nascendo. In che modo? Sembra un modo piuttosto caotico, tutti i cantieri all'inizio sono caotici, ma questa sarà l'impronta che la Scampia si porterà avanti per tutta la sua storia. E questo bambino non guarda avanti, guarda dietro di sé, guarda me che gli sto facendo la foto e quasi mi interroga, ben mi dice: ma in che posto siamo capitati? Ecco, il pilastro, nella mia sensazione, nella mia visione, è un posto completamente diverso. È un posto che è scampato al destino di Scampia. E qui abbiamo un'immagine che in qualche maniera si può relazionare con i palazzi fotografati in mezzo al gregge di pecore che stava attraversando nella sua transumanza, no? Anche qui c'è una relazione evidente fra l'inurbamento, la creazione di una zona periferica abitata e del passato agricolo di questa zona, che continua a essere presente, che continua a essere attivo. Quello che è essenziale è non solo il verde, ma la cura che si ha del verde, la funzione che gli si dà, l'importanza, il valore che gli si dà al verde. La nostra zona, la zona intorno e dentro al pilastro, effettivamente è caratterizzata molto dal verde pubblico, ma è un verde che viene considerato sia da chi lo deve mantenere, ma anche dai cittadini stessi, come una grande risorsa, un grande patrimonio. Proprio da questa immagine si vede bene come il verde percorre l'intero quartiere. Qua siamo in un'immagine fotografica del Parco Pasolini, il secondo parco più grande di Bologna, che è assiduamente attraversato, utilizzato, vissuto dai cittadini della nostra zona. E qua siamo in un verde, ancora, secondo me, ancora più interessante, profondo, significativo. Nel senso, questo è il Parco Arboreto. È una scena molto comune in un parco, qualcuno che porta a spasso il suo cane. Ma la robustezza, lo spessore di questi tronchi, che si immagina si sviluppino molto in alto in questa fotografia fatta appositamente col teleobiettivo,
danno proprio l'immagine di questa, senso dell'importanza che si vive in un, arboreto che è un bosco, praticamente un bosco curato, ma rimasto nello stesso tempo originario, come la vegetazione della zona aveva così deciso in qualche maniera, diciamo così. Un'altra immagine del pilastro per dire cosa? Per dire che qua siamo in una posizione in cui la multiculturalità, la presenza di cittadini, di luoghi diversi, cammina parallela. Qua siamo, questa fotografia è stata fatta in particolare il giorno del Capodanno secondo il calendario del Bangladesh. Non a caso queste donne, queste mamme, hanno dei vestiti sfarzosi. Sullo sfondo, di fianco, le statue di Nicola Zamboni, che sono uno degli emblemi proprio del Parco Pasolini, che però in questo caso vogliono in qualche maniera dire tutti gli abitanti, qualunque sia la loro origine. Le statue di Zamboni sono, in questo caso, hanno preso il posto delle persone vere, ma le rappresentano in tutte le loro, diciamo, possibilità di provenienza. Questa è una fotografia di via Pirandello, caratterizzata dalla presenza di questo bambino, che trova in un ulteriore parco, il Parco Mitilini, che qui è raffigurato, un posto per giocare. Questa immagine ormai è diventata un po' storia, perché questo bellissimo murale che rappresentava quattro volte il volto di Roversi non c'è più, è andato distrutto nei lavori di ristrutturazione della Casa Gialla, ma quello che forse non si vede subito, ma si coglie in un secondo sguardo, è la presenza di questi fedeli islamici che hanno trovato il loro angolo per portare i tappeti, per fare le loro preghiere della sera. Questa fotografia invece è stata fatta all'interno della palestra Cesari, che è una palestra di box. Quando sono andato a fotografare all'interno della palestra, con un certo stupore ho notato che c'erano molte ragazze che si allenavano con il master del posto. Cogliamo l'occasione per salutare tutti gli atleti e anche i signori pesci, che sono gli animatori di questa straordinaria esperienza, che ha collaborato molto spesso con il DOM e devo dire svolgono un ruolo veramente importante in questo rione, soprattutto con gli adolescenti. Sono molto grata del lavoro che abbiamo fatto insieme. E infine ci sono alcune immagini relative alla scuola di tango, che è una delle scuole di tango più ricercate e più antiche di tutta la città. Nella preparazione del saggio finale abbiamo fatto queste fotografie che ci tenevo a farvi vedere, e finiamo con quest'altra immagine che fa la copertina a un altro lavoro che ho fatto al pilastro, dedicato alle associazioni. Il pilastro è uno dei posti della città di Bologna dove si concentrano il maggior numero di attività culturali e di associazioni dei cittadini. Per me, che sono arrivato tardi, insomma, in questo posto, l'ho scoperto un poco alla volta, constatare un campionario enorme di proposte che ci sono, dalla fattoria agli orti, agli impianti sportivi, alla musica, che era una scuola di danza moderna, al DOM stesso, alle scuole, eccetera, eccetera. È un concentrato al quale veramente ho desiderato, insomma, di dedicare un lavoro, ed è nato così I volti del pilastro, che forse qualcuno aveva visto nella mostra che era stata allestita alla sede del quartiere in Piazza Spadolini. Grazie Lino. Verrò sempre volentieri. Grazie.